Buongiorno a tutte e tutti, siamo al via della staffetta 2023 della Rete Italiana di Educazione Ambientale. Persone che proteggono il pianeta con la partecipazione, questo è il tema, la staffetta dell'EP, questo è il tema di quest'anno. Parte e ringrazio e saluto tutti i ragazzi e le ragazze della provincia metropolitana di Firenze che stanno facendo comunità scolastiche sostenibili. Questa è una bella situazione, un bell'esempio di partecipazione, perché la comunità scolastica vuol dire che tutti insieme ci si impegna. Vedremo nel corso della staffetta, da qui al prossimo ottobre, altri esempi di impegno di cittadine e di cittadini per proteggere la natura, per proteggere qualche cosa di importante, un bene comune, per evitare uno scempio, un disastro contro il bene comune, contro l'ambiente, contro la natura. Sappiamo quanto sia importante l'azione collettiva e quanto sia importante in Italia, soprattutto territorio fragile, difendere il territorio, difendere la nostra biodiversità. Lo vediamo purtroppo in questi giorni con quanto è successo in Emilia Romagna. Il testimone è Punto Eco. Punto Eco è la rivista storica, la voce dell'educazione ambientale italiana. È nata nel 1989, è il testimone virtuale di questa staffetta virtuale che io con tanti auguri passo a voi perché la passiate poi a tante altre realtà locali. Buon viaggio, 3, 2, 1, via! Grazie Mario, ricevo volentieri il testimone per questa prima tappa della staffetta delle 4P. Come ogni anno il tema che viene lanciato è sempre molto significativo e quindi appunto i cambiamenti climatici, il clima, il secondo anno la biodiversità e il terzo anno appunto la protezione del pianeta attraverso la partecipazione di ciascuno. Noi ci troviamo nel Parco Medicio di Pratolino della città metropolitana di Firenze e nell'ambito del laboratorio didattico ambientale. Questo laboratorio da quasi 30 anni, il prossimo anno festeggeremo il trentennale, realizza esperienze educative di vario tipo, sia nell'ambito del parco stesso, sia anche andando presso scuole di vario ordine e grado. E come diceva Mario, questo progetto specifico nel quale vi coinvolgiamo oggi si chiama Comunità Scolastiche Sostenibili. Anche questo progetto festeggeremo i 20 anni il prossimo anno, quindi è un progetto di lunga data. E sono stati coinvolti nello specifico per quest'anno il Liceo Pascoli di Firenze, il Liceo Virgilio di Empoli, l'Istituto Fermi da Vinci, sempre di Empoli, l'Istituto Superiore Gino Riconti, di cui abbiamo due rappresentanti che poi vi illustreranno l'esperienza realizzata, l'Istituto Buontalenti, sia con una classe prima D che con un gruppo di diversamente abili che ci hanno insegnato a fare le bombe di semi, inoltre l'Istituto Tecnico Agrario di Firenze e il Liceo Gramsci di Firenze, che oggi non sono potuti venire per questo evento finale. L'evento di oggi raccoglie 80 ragazzi divisi in tre squadre a seguire i vari laboratori condotti dai propri compagni, colleghi di altre scuole. E i laboratori, nello specifico, sono tre. Uno, che è quello che più vedrete in diretta, è la moda è sostenibile? Da questa domanda, molte riflessioni, giochi e attività nel quale sarete coinvolti. Un altro laboratorio, invece, che si è svolto in un altro luogo del parco, presso la locanda, riguarda l'impronta ecologica. Qual è la nostra impronta ecologica? Che cos'è questa impronta ecologica? Come si può misurare? Perché è importante misurarla?
E sono stati coinvolti i ragazzi e tuttora sono coinvolti in giochi che riguardano le risorse e come misurare l'impatto dei propri comportamenti sulle risorse e sull'ambiente. Il terzo modulo invece è proprio il terzo, diciamo, laboratorio, riguarda proprio Salviamo la biodiversità. Oggi è la festa mondiale della biodiversità e quindi abbiamo voluto dare questo nome a questa tappa di oggi. Oggi è comunque la festa della biodiversità e appunto, oltre ai ragazzi del Buontalenti che ci hanno insegnato a fare le bombe di semi, dopo ci illustreranno Filippo e Giulio e Giulia come si realizza un orto bioattivo. Passo la parola a Letizia Perini, che oggi è qui con noi, che è la consigliera metropolitana che si occupa anche di questo bellissimo parco. Grazie, grazie Irene. Benvenuti a tutti a questa prima tappa della staffetta. Siamo molto contenti di ospitarla qui nel bellissimo parco Medicio di Pratolino. Un ringraziamento speciale a Irene che rende la città metropolitana e il laboratorio didattico ambientale uno dei protagonisti di questa bellissima e importante staffetta. Due parole, due rispetto all'importanza di essere qua. Il tema di quest'anno è la partecipazione e come vediamo in questi giorni, stiamo vedendo molta partecipazione nel ripulire, salvare città che purtroppo sono state devastate, case e imprese che sono state devastate. Dobbiamo però, e le immagini violente che ci stanno arrivando ce lo stanno gridando a gran voce, dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo ancora maggiore, perché da soli, quando si parla di cambiamenti climatici, di ambiente e di sostenibilità, purtroppo possiamo fare poco, ma se ci mettiamo insieme, ognuno fa la propria parte, possiamo fare grandi cose. E questa rete, questa staffetta dice proprio questo: la partecipazione, lo scambiarsi buone pratiche e fare rete rispetto a questi temi può essere una risposta e deve essere una risposta per cercare di creare politiche e buone pratiche che ci aiutino nella salvaguardia dell'ambiente. E soprattutto quando si parla di sostenibilità, come ci ricorda anche l'Agenda 2030 dell'ONU, non si può parlare esclusivamente di sostenibilità ambientale, ma dobbiamo cercare di parlare a tutto tondo, di sostenibilità economica, sociale, insomma, avere un occhio a tutto raggio su quello che succede nella nostra società e la staffetta ne parla. Tira fuori argomenti, cerca di non limitarsi esclusivamente a parlare di ambiente, ma come spiegava prima Irene rispetto a tutti i laboratori che ci ha perfettamente descritto, si cerca di parlare di più ambiti e ambienti della nostra società. Quindi davvero dobbiamo fare uno sforzo noi in primis politicamente e con le amministrazioni a cercare di fare politiche lungimiranti che non diano risposte nell'immediato alle emergenze dell'oggi, ma che creino davvero politiche per una sostenibilità vera di tutta la nostra società. Con questo davvero vi do il benvenuto e ringrazio per questo saluto, per la prima tappa di una staffetta che porterà buone pratiche a tutti noi e lascio a questo punto la parola a Giulia. Grazie. Grazie Letizia. Intanto noi due siamo due studenti del Gino Riconti di Firenze e a scuola per il tema della biodiversità abbiamo trattato l'orto bioattivo, che è una delle tante nuove tecniche di agricoltura che sono nate negli anni e è una tipologia che mira a lasciare più spazio possibile alla natura, non andando a intaccare sul terreno, cioè intacca al minimo sul terreno, e questa tecnica consente infatti al raccolto di essere più ricco e più sano, rendendo i prodotti più gustosi e ricchi di nutrienti e sostanze benefiche. Tutto questo è possibile, grazie a un tipo di terreno che è il terreno bioattivo, di cui parlerà Filippo. Allora, buongiorno. Il terreno bioattivo è un terreno che appunto va a puntare sul non interagire al massimo con il terreno, appunto, perché ciò che noi andiamo a preparare, infatti, non dovrà essere lavorato con strumenti agricoli, perché appunto andrà a intaccare nella fertilità del terreno.
Un aspetto molto importante appunto del terreno obiettivo e dell'orto obiettivo in sé è la popolazione invisibile, ovvero insetti e microrganismi che servono per appunto la decomposizione della materia organica e, per andare a creare nutrienti per le piante. Cosa abbiamo fatto noi a scuola? A scuola avevamo delle fioriere e dei vasi che comunque erano inutilizzati e appunto come inizialmente di educazione civica, che poi è stato appunto sviluppato con i ragazzi della fattoria, dei ragazzi appunto. Siamo andati a svuotare queste fioriere lasciando solamente la terra e andando ad aggiungere del substrato e della pietra pomice in proporzione. E poi abbiamo piantato dei semi, soprattutto ortaggi, ma non piante troppo elaborate, dato che le fioriere non erano troppo grandi. E tutt'oggi l'orto è annaffiato da noi membri della consulta ambientale e basta, passo la Ci parola a racconti un Marco. attimo della consulta ambientale velocemente, perché è una Allora, cosa particolare sì, della tua scuola. la nostra scuola, grazie appunto alla professoressa Lina Amelio, ha una consulta ambientale, ovvero un'organizzazione interna all'interno della scuola dove in ogni classe abbiamo uno o due rappresentanti che regolarmente si incontrano tramite riunioni. E vengono appunto organizzate giornate come ad esempio la giornata del mare, la giornata della natura, eccetera, e vengono organizzati degli incontri e dei progetti e dei laboratori. E niente, questo, siamo molto fortunati appunto ad avere questo ente all'interno della nostra scuola e basta. E passo la parola a Marco. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Marco Davitti, sono docente referente per l'ambiente e la sicurezza dell'Istituto Alberghiero Buontalenti di Firenze. Intanto per cominciare devo fare un ringraziamento sia alla città metropolitana che a Irene in prima persona per tutte le attività che fanno, attività interessantissime e che sono anche materia di sensibilizzazione per quanto riguarda l'ambiente. Nello specifico, la nostra scuola, noi abbiamo fatto due progetti. Il primo riguarda la cosiddetta impronta ecologica, di cui Irene ha parlato prima, e il secondo riguarda un'attività per i ragazzi disabili, veramente importante, perché ha dato la possibilità a questi ragazzi di potersi esprimere anche con la loro creatività. Il nostro compito, come scuola, come istituzione e come educatori, è quello di sensibilizzare le nuove generazioni verso quelle che sono le tematiche ambientali e tutti i problemi che ci troveremo a affrontare da qui in poi. Il mondo non è più quello di prima, è cambiato e tutte queste, diciamo, questi grossi cambiamenti, grandi perturbazioni, cicloni, un tempo non appartenevano al nostro territorio. Questo deve farci pensare, deve farci riflettere che probabilmente qualcosa è cambiato e occorre prestare maggiore attenzione all'ambiente. Grazie, prendo la parola a Irene. Grazie, adesso accogliamo la squadra che con il gruppo nello specifico che condurrà il laboratorio che proverà a rispondere alla domanda la moda è sostenibile. Accomodatevi, c'è cioè l'Istituto Fermi di Empoli, accomodatevi, Non abbiate paura. chi sedete nelle sedie, chi è più timoroso d'essere ripreso si mette qui e chi lo è meno si mette più avanti. C'è questa diretta, accomodatevi. Devono venire. Accomodatevi, accomodatevi. E voi dovete entrare da dietro. Ok, allora noi possiamo salutare perché ora lasciamo la scena sì. Ora stanno arrivando. Cristina, io lascerei il microfono a te che devi condurre il laboratorio. Dov'è Cristina? Dov'è Cristina? Io ti lascio il microfono a te. Sei te che conduci il laboratorio con
mi vesto così e gli altri conti. Allora, salve a tutti e tutte. Allora, è il turno dei ragazzi e delle ragazze del Pascoli con il progetto La moda è sostenibile. E niente, io li farei entrare, ragazzi e ragazze. Ci siete? Questo è un progetto sulla moda. Loro vi introdurranno perché si parla di moda in ambito di sostenibilità e vi faranno un attimo il lavoro che loro hanno svolto durante questo anno. Do la parola a Giulio. Allora, noi siamo i ragazzi del Liceo Pascoli di Firenze e abbiamo deciso di parlare di moda perché ha un grande impatto sull'ambiente, a livello economico e anche sul sociale. Questo è dovuto alla fast fashion, cioè l'uso impulsivo sempre di vestiti nuovi. Noi qui vi proponiamo delle alternative alla fast fashion, in particolare la nostra è quella del riuso e quindi del mondo dell'usato. I capi di usato che abbiamo preso in questo caso vengono dall'Associazione Manitese di Scandicci. L'usato è quindi una valida alternativa ai capi che ci propone la fast fashion. L'incremento di vestiti utilizzati a malapena e accumulati nel nostro armadio è dato proprio dalla fast fashion. La fast fashion è un settore dell'industria che produce capi del momento a prezzi bassissimi, ma soprattutto con tessuti di scarsa qualità. Inoltre, questi vestiti che poi noi compriamo vengono utilizzati per un tempo molto limitato. La fast fashion è molto attiva, infatti propone molto spesso nuove tendenze e per la creazione di questi nuovi abiti però sono utilizzate risorse non sostenibili. Alcuni esempi di fast fashion che tutti conosciamo sono Shein, H&M o Zara. E inoltre il riuso è favorito dal ritorno delle mode come i pantaloni a zampa di elefante o il vintage. E inoltre il riuso favorisce anche lo stile proprio delle persone. Per esempio, io amo vestirmi in modo più originale e un po' più particolare. Infatti, ho utilizzato questa cravatta come passatina e questo top. Scusate, ragazzi, vi chiediamo di mettervi davanti alle scrivanie. Ok. Così noi non riusciamo a vedere. Ma si deve rifare? No, siamo in diretta. Ah. Infatti, vabbè, dicevo. E poi ho utilizzato questo top, che in realtà è una bandana, e l'ho legato qua dietro. Io sono un ragazzo che ama vestirsi sportivo e nell'usato ci sono molti capi, anche di marca come Nike e Asics, che si trovano a prezzi accessibili a tutti. Come potete vedere da questo abito ci sono anche vestiti eleganti, ma anche proprio vestiti da sposa, che per chi non intende spendere tanto, e comunque sono dei bei capi. Sì, stanno finendo. Ok, allora salve a tutti, io sono Benedetta. E io sono Matilde. Siamo due studentesse del liceo Pascoli, della classe terza Scienze Umane, e adesso vi vorremmo fare una domanda, ovvero cosa notate di diverso nei nostri due outfit? Provate. Tutti sanno cosa vuol dire outfit? Quindi nei nostri vestiti, ovviamente a parte il modello o la tipologia. Niente? Ok. Anche.
Va bene, ok, non vi preoccupate. Infatti, dal punto di vista esteriore, possono essere molto simili, ma se li analizziamo in profondità, notiamo che non è in questo modo. Infatti, io indosso dei vestiti non riciclabili, formati, come si può vedere da questa etichetta, dal 65% di poliestere e dal 4% di elastan. Questo fa sì che anche una piccola percentuale di elastan che è nei nostri vestiti li rende non sostenibili, quindi non riciclabili. Invece, la mia compagna sta indossando dei vestiti formati da 100% cotone, quindi i suoi vestiti sono riciclabili. Infatti, molte aziende italiane si stanno attivando per produrre abiti sempre più sostenibili. Come ad esempio, Orange Fiber è un'eccellenza italiana nel mondo della moda sostenibile e del riuso, e infatti loro riciclano le bucce degli agrumi che vengono utilizzate per produrre i succhi di frutta e ci fanno una cellulosa vegetale con cui poi fanno i tessuti che poi sono 100% sostenibili e 100% vegetali. Come ad esempio questi, si vede piccolo, però sono degli abiti che sono prodotti da questa azienda e sono appunto prodotti 100% da bucce di agrumi che vengono usate e scartate quando vengono fatti i succhi di frutta. Un'altra cosa che impatta molto nel mondo del tessile e nella moda in generale è il lavaggio. Infatti, durante i lavaggi viene sprecata circa il 20% dell'acqua potabile globale e in più, quando vengono lavati i vestiti, rilasciano delle microplastiche che poi circa il 35% vanno nei nostri mari e entra nella nostra catena alimentare quando mangiamo i pesci che vivono in quelle acque inquinate. In conclusione, che cosa intendiamo per produzione a basso impatto ambientale? Allora, far sì che un vestito non impatti sull'ambiente significa far sì che durante tutto il suo processo di vita, quindi quando estraiamo le materie prime fino alla morte del capo, che può essere riuso come un nuovo vestito oppure smaltimento come rifiuto, l'impatto ambientale, ovvero la modifica che apporta all'ambiente, sia minima. Per concludere, vi volevamo far vedere un video, se è possibile. Provate a raccontarcelo. Aspetta, forse riusciamo. Ok, controllo e c'è il link. Forse va premuto questo. Sui vestiti, quanto impattano sull'ambiente. No, non ce l'ha fatta. Proviamo da YouTube direttamente. Allora, mentre loro cercano di risolvere il problema, intanto io inizio comunque a ringraziare gli altri ragazzi del Pascoli. Se li fanno vedere un attimo. Ok, e ci fate una piccola sfilatina, via, già che ok, una piccola sfilata qui nel mezzo e così li mettiamo del tutto in imbarazzo, se non lo erano di già, e vi ringraziamo davvero perché penso che sia un tema importante sul quale magari non ci viene in mente di riflettere e in effetti è stato molto stimolante tutto quello che hanno detto e come ce l'hanno detto e mostrato e quindi tutto quello che c'è dietro agli acquisti che facciamo prima che questi oggetti arrivino
nel luogo in cui noi andiamo a comprarli. Quindi c'è la scelta del luogo, la scelta della provenienza, la scelta della realizzazione, e tutte cose molto importanti che hanno un impatto sulla sostenibilità ad ampio raggio, tant'è vero che l'altro gruppo del Pascoli ha preparato un quiz in collaborazione con gli educatori che riguardava sia la sostenibilità ambientale che la sostenibilità sociale, etica, economica, perché la sostenibilità è davvero trasversale. Ok, grazie. Grazie mille. Abbiamo visto che c'è anche la collaborazione con Manitese, che già da anni collabora. Ce n'è un altro? Bisogna che me lo diano loro, perché io non sono stata in tutti i laboratori. Cristina, me lo devi dire te quando è finito. Che puoi venire qui davanti un attimo e vediamo il tuo abbigliamento particolare. Grazie. Ci vuoi dire qualcosa del tuo abbigliamento? Ok, ce lo dirai dopo che abbiamo visto questo video. Perfetto. Intanto lo guardiamo, fai un attimo una sfilatina avanti e indietro. E così lo osserviamo e dopo ci dirà qualcosa. Scusateci chi c'è in diretta, ma come potete capire questi laboratori sono laboratori in diretta e spesso purtroppo qui al laboratorio didattica ambientale abbiamo problemi di connessione, e cosa che nelle scuole ad esempio non c'è questo problema, e invece qui lo abbiamo, quindi l'unica connessione che abbiamo è quella dell'ente, e che ora ci permette di essere in diretta con voi, e invece crea alcuni problemi per dare i video. Comunque speriamo che abbiate pazienza, e se nel frattempo qualcuno degli ascoltatori, chi ci sta vedendo, vuole poi fare qualche domanda, magari possiamo aprire un attimo poi o vedere domande scritte, non so, no? E va bene, allora le manderete comunque alla rete WEC. Colgo l'occasione per dire appunto che la rete WEC è una rete internazionale che si occupa di educazione ambientale e che ogni 2 anni organizza un congresso mondiale. Quello del prossimo anno ad aprile sarà ad Abu Dhabi. Mentre l'anno scorso siamo stati a Praga, e è un'occasione molto importante per incontrarsi tra persone di tutti i paesi. E un altro evento invece che viene fatto a livello nazionale sono le Summer School. Durante queste Summer School ci incontriamo come insegnanti, insegnanti educatori, chi lavora nei centri di educazione ambientale, nei parchi,
migliorare le nostre competenze. Ognuno di noi ha strutturato, elaborato una competenza sul campo, chi più chi meno, gli educatori spesso sono anche guide ambientali escursionistiche, spesso hanno una formazione naturalistica, ma non soltanto naturalistica, la formazione è anche pedagogica, è anche più ampia, la sostenibilità appunto non è solo materia ambientale, ma riguarda tanti aspetti. E quindi per noi sono l'occasione in effetti di migliorare le nostre competenze. E già che stiamo aspettando che questo video vada, se si riesce, altrimenti chiudiamo la staffetta e poi vediamo. Dici qualcosa senza video, però venite qui davanti. Venite qui davanti per piacere e prendete un microfono e ci dite qualcosa. Sì, perché ci sono persone da fuori che non vi sentirebbero. Ok. Io oggi vorrei parlarvi di un avvenimento accaduto 10 anni fa, più precisamente il 24 aprile del 2013, ovvero il crollo della Rana Plaza. Esso portò alla morte di 1138 persone e più di 2000 feriti. Era un palazzo che comprendeva 4 fabbriche tessili, dei negozi e una banca. Nelle fabbriche tessili i lavoratori lavoravano con turni massacranti e venivano pagati una miseria e avevano il compito di confezionare abiti per marchi occidentali. Ogni volta, diciamo, era già da un paio di giorni, che era prima del crollo, presenti queste delle fratture, diciamo, delle crepe sulle colonne portanti del palazzo. Ogni giorno si facevano sempre più grandi, però veniva detto a tutti i lavoratori che non c'era niente di cui preoccuparsi e che erano soltanto superficiali. Ogni volta che venivano dentro le fabbriche tessili accese le macchine da cucire, iniziava a tremare tutto il palazzo e continuava a tremare anche se le macchine erano spente. Il giorno prima del crollo ai lavoratori dei negozi e delle banche fu detto di rimanere a casa perché era troppo pericoloso venire, mentre invece ai lavoratori delle fabbriche fu detto di venire, o se no avrebbero perso il lavoro, per il semplice fatto che avevano delle consegne da portare a termine e potevano lasciare il lavoro a metà. Il giorno stesso del crollo molte persone rimasero a casa perché avevano troppo paura, altri invece andarono al lavoro per paura di perdere il lavoro e chi era rimasto fuori indeciso se entrare o meno fu preso con la forza e messo a lavorare. Le indagini hanno provato che molti di questi operai lavoravano per molti marchi occidentali, tra i quali anche alcuni italiani, tra i più famosi Benetton, che per molto tempo ha rifiutato di riconoscere le proprie responsabilità riguardo a questo accaduto. Questo è un esempio nel quale i diritti dei lavoratori vengono violati. Uno dei diritti fu violato ed è anche molto importante, è quello del salario dignitoso, il quale dovrebbe essere un salario che ti permette di avere un alloggio decente, cibo sano, di permetterti, diciamo, vestiti, la scuola o anche i trasporti. Esso, secondo la campagna di abiti puliti, dovrebbe essere 11 euro netti l'ora, quindi 1.905 euro al mese per 40 settimane. La campagna Abiti Puliti è la coalizione che rappresenta in Italia la Clean Clothes Campaign, campagna internazionale nata per rafforzare i lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro nel settore della moda industriale. Esso ha come obiettivo quello di porre fine allo sfruttamento e agli abusi che subiscono milioni di lavoratori, per la maggioranza donne e bambini, nel settore tessile. Fino ad oggi i marchi della moda hanno fatto solo promesse, ma non hanno cambiato le proprie pratiche, quindi non possiamo aspettare che agiscano spontaneamente, ma servono leggi e obblighi che regolino il settore tessile. Clothes Fair Pay è una campagna che chiede una legislazione sui salari dignitosi
in tutto il settore dell'abbigliamento, del tessile e delle calzature. C'è bisogno di 1 milione di firme dei cittadini dell'Unione Europea per sollecitare questa legislazione che imponga salari dignitosi in tutto il settore tessile. Inoltre possiamo rammentare che grazie alla grande pressione a livello internazionale sono avvenuti tanti cambiamenti in Bangladesh, dove sono migliorate le condizioni di lavoro. Per finire, quello che ho indosso è un esempio di un progetto che unisce il riuso dei tessuti con il rispetto dei diritti dei lavoratori. E infatti, fondata nel 2013, Awasasari è un'impresa sociale indiana che offre accessori e capi ready to wear contemporanei, donando una nuova vita a sari di seconda mano. E questo è un brand che si schiera per le donne, ma anche per l'ambiente, ovvero per una moda etica e sostenibile. E inoltre le donne coinvolte non solo sono riuscite a migliorare le condizioni della loro vita, ma anche quella delle loro famiglie, contribuendo alle spese per la casa, per la salute della loro famiglia e anche per l'educazione dei loro figli. Allora, prima di ringraziarvi vorrei chiedervi se spiegate, voi non siete una classe del Pascoli, ma chi siete? Com'è che seguite questo progetto? Che laboratorio avete seguito? Fate parte di un progetto che si chiama Pascoli Sostenibile, o meglio, proprio Comunità Scolastiche Sostenibili, declinato nella vostra scuola, e che vi permette, diciamo, di seguire un laboratorio alcuni mercoledì pomeriggio, giusto? E voi provenite dalle classi terze tutti quanti. E perché avete scelto di seguire questo laboratorio? Noi facciamo parte della terza D di Il Pascoli e la nostra professoressa Bruna Fiomeni ci ha parlato di questa attività e sulla sostenibilità e sulla moda sostenibile, quindi ci interessava l'argomento e quindi abbiamo deciso di farlo tutto insieme. Grazie, grazie mille, facciamo un bel applauso a tutti, al gruppo del Pascoli, ok? E a questo punto io chiuderei questa tappa della staffetta sempre con il testimone, che è appunto l'ultimo numero di marzo della rivista Punto Eco, al quale rivista anche voi studenti potete mandare i vostri contributi e quindi articoli di qualsiasi tipo sui temi dell'educazione ambientale e della sostenibilità, e ci metteremo d'accordo con Mario Salomone, l'editore, per poterli fare pubblicare. Io passo quindi il testimone alla prossima staffetta. Arrivederci e grazie a tutti.